Benvenuti amici, io sono Saul Pimpos e oggi torniamo su Spyro Reignited Trilogy. Fantastico gioco, l'abbiamo iniziato l'altra volta, quindi se vi siete persi il video mi raccomando andatevelo a guardare. Non dimenticate anche di lasciare un bel like per questa fantastica serie. Quindi se volete altri episodi lasciate, mi raccomando, un bel like. Allora, l'altra volta abbiamo completato al 100% questa zona. Quindi ora andiamo alla collina pietrosa. L'altra volta ho detto pietra rosa, non c'entra niente. Collina pietrosa, via, via di collina pietrosa. Vediamo cosa dobbiamo fare qua. Ok, dove siamo? Alla collina pietrosa, ovviamente. Allora, chest, tantissime chest per me. Prendiamo tutto, prendiamo tutto. Dobbiamo completare al 100% anche questo livello. Vediamo che cosa c'è da fare. 200 gemme, 4 draghi e un uovo. No, l'uovo no. Vi prego, non mi date di nuovo quel tizio che non si riesce a prendere. Intanto prendiamo queste. Ciao, ciao capraccia. Capraccia maledetta. Prendiamo questa. C'è un'altra capraccia che vuole morire oggi? Sì, ci sono un sacco di capracce qui. Capraccia. Altra capraccia qui. Vieni qua. Ok, tutte le capracce sono andate nei loro pascoli. Allora, qua non vedo altro. Un'altra chest qui. Ok, allora ho visto tra le impostazioni che è possibile abilitare la minimappa. Nel gioco originale... Che è? Non l'ha messa. Opzioni, mappa sì. Nel gioco originale non... Eccola lì. Nel gioco originale non c'è, quindi la disattiviamo. La mappa non mi piace. Voglio il gioco originale. Perfetto. Allora, possiamo andare da là, e possiamo andare di là, e possiamo buttarci anche da qua. Proviamo da qua. Un drago, ottimo. Gavin. Che, ti prendi il caffè? Osserva la libellula Spyro. Cambia colore in base alla sua potenza. Quando mangia farfalle è forte, come me. Certo. Sì, sì, già l'avevo capito. Allora, questa qui non si può rompere. Ci vuole una supercarica. Quindi dobbiamo trovarla. Vediamo come però. No, no, ci vuole la chiave. Per questa ci vuole la chiave. Semplicemente la chiave. Ok, quindi dobbiamo semplicemente trovare la chiave. Vediamo dove si nasconde. Allora, andiamo adesso da quella parte. Vediamo che c'è. No, tizio maledetto. No, perché? Perché? Dov'è? Capra. Capraccia. Ciao, il maghetto. Tutti i nemici di questo mondo sono in questo livello. Quanti nemici? Un'altra capra qui. Crepa. Crapa crepa. O crepa crapa. No, non mi fare la magia. Nemmeno tu. Questi, se non sbaglio, trasformano. Non mi ricordo bene, ma non voglio scoprirlo. Ok. Di qua, capra, dove sei? Di qua. Abbiamo fallito tutti e due. Ok, vediamo qua. Altro diamante. Chest. Qua che c'è? Una fontanella. Non vedo altro. Gemma a terra non ne vedo più. Almeno credo. Qua non ne vedo. Qua sì. Ok. Perfetto. Qua non ce n'è. E lì non ce n'è. Dunque, andiamo... No, non lo voglio rinco... Dov'è? Dove cacchio è? Rompiscatole. Allora. Allora. Dov'è che dobbiamo andare? Qua si sale. Dobbiamo raggiungere quella zona. Ci sono un sacco di diamanti. Intanto salviamo Gildas. Spyro, amico mio, posso darti un consiglio sulle planate? Sì. Puoi giurarci. Per planare più a lungo, premi salto mentre sei nel punto più alto della tua traiettoria. Per scendere in picchiata, premi azione. Ok. Grazie del consiglio, ma lo sapevo già. Mi dicono tutti la stessa cosa, mi dicono. Allora, dobbiamo andare di là. Dobbiamo andare di là. Ok, planiamo, planiamo. Facile. Volo facilissimo. Più in là con i livelli, ragazzi, i voli saranno al limite dell'impossibile. Cioè ci vorrà una precisione chirurgica per poterli fare correttamente. Per questo è bello se gioco. Bellissimo. Ok, di qua li ho presi tutti.
Di là, qua non ne vedo. Lì c'è un bai a casa, no? Una spiaggetta. Aspetta che andiamo alla spiaggetta. Aspetta che mi perdo qua. Ok, abbiamo trovato la chiave, grande. Questi li spacchiamo normalmente. Ok. La spiaggetta nasconde gemme, quindi prendiamole. Ok, un altro qui. Ok, perfetto, perfetto. 111 gemme. No, che vai a casa, libera sto drago e ritorniamo lì. Astor, o Estor, quello che è. Che c'è? Che mi devi dire? Dopo che avrai liberato tutti i draghi, sì, dovrai attraversare questa specie di vortice. Ti riporterà dritto dritto nel mondo degli artigiani. Ma prima lascia che ti racconti una storia. No, grazie. Ci vediamo. Bravo Spyro, diglielo. Non è che abbiamo tempo da perdere noi. Dobbiamo raccogliere le gemme. Ok, prendiamo questa. E Nico, capraccia, dove vai? Apriamo questo. Qua è dove stavo per andare. Sì, ok. Quindi strada chiusa c'era, tecnicamente. Meglio così. Andiamo di là, ritorniamo sui nostri passi. Da quella parte. Ah no, un'altra zona c'è qui. Quante zone? Un altro drago, ottimo. Lindar. Quando liberi un drago o sali su una delle loro piattaforme, stai salvando i tuoi progressi. Potrebbe tornarti utile se sei nei guai, ma tu non ti metterai mai nei guai, vero? No. No. Ok, draghi li abbiamo salvati tutti. Vediamo di recuperarci tutte le gemme. Però vorrei incornarli tutti consecutivamente. Che macello di casse che ho fatto. Ia! Distruggiamo tutte le casse. Ok, prendiamo questi. Perfetto. Siamo a 168. Dobbiamo ritornare in quella zona, perché ci saranno gli ultimi diamanti. Era di qua. Dov'era? Di qua. Nel frattempo incorniamo pecore. Dai però, non mi prendere in giro, testa di uovo. Vieni qua. Quindi saltiamo nuovamente da qua. Ok, stavolta prendo a destra. Qui c'è il limite di gioco. Sbattiamo le cornicine. Di là. Vediamo che c'è. Ok, c'è una chest. La, è là. Il tizio con l'uovo è lì. Che rottura di scatole sto tizio con l'uovo. Quanto non lo posso vedere. Altri diamanti qui. Vediamo dove ci porta. 172. Ancora diamanti ci sono? Ok, là ci sono diamanti. Che c'è? Una zona segreta? No. 176. Qua non c'è altro. Di qua torniamo a casa, non mi interessa. Recuperiamoci l'uovo. Allora, ma gli altri diamanti dove sono? Non mi prendete in giro, non mi nascondete i diamanti, eh? Che ho qua gira a vuoto, non trovo niente. Mi sono perso qualche diamante da qualche parte. Da qui non ne vedo più. Quindi prendiamoci l'uovo, perché niente, prendiamoci l'uovo. Vieni qua, testa di capra, vieni qua. Vieni qua perché ti spacco le ossa. Vieni qua, dove stai andando? Anzi, forse qui è facile recuperarlo. Vieni qua, dove stai andando? Non fare la finta però. Vieni qua. Non corre così di fretta, vieni. Vieni. Aia. Vieni qua, dove stai andando? Levati capra, pecora, mamma, prendilo Spiro. Oh, alleluia, che ci voleva? Ah, dobbiamo utilizzare la chiave, me lo sono scordato. Ecco dove sono le altre gemme. Dobbiamo utilizzare la chiave. Allora, andiamo nel pozzo. Via di pozzo. Apriamo qua. Se non sono qui, ragazzi, non so dove andarla a cercare. 186. E le altre 14 dove sono? Mamma mia, ci siamo persi qualcosa. Ma lì c'è un'altra zona però. Possibile che si ci vada da qui? Dove sto andando non lo so nemmeno io. Eccolo qua. Datemi le gemme. Trovate. Ne mancano 6.
saranno qui, da queste parti. Qua no. Saranno qui, sicuro. Eccole là. Trovate, trovate. Mamma mia. E 7, altre 3. Ma dai, a poco qui me le danno le gemme. Comunque saranno da queste parti. Allora, esploriamo meglio. Eccola là. Lì c'è un'altra. '98. E saranno tutte qua. Per forza. Almeno spero. Ragazzi, non trovo le gemme. Non trovo le gemme. Diamo un'altra rapida occhiata qui. Perché non trovo le gemme. E dai, ma dove erano queste gemme? Chi gliel'ha messa qua? Ho esplorato tutto all'inizio. E che cacchio, dai però. E dai. Ok, livello completato. Ce ne possiamo anche andare. Andiamocene immediatamente perché ho esplorato troppi posti. Era dall'altra parte però. Ok. Via, andiamo subito a casa. Ok, scarichiamo queste 200 gemme. Per un totale di 500 gemme. Grande Spyro, grande. Adesso che facciamo? Abbiamo la possibilità, credo, di andare al boss pure. Era di qua, se non sbaglio. Sempre se non sbaglio. Ok, perfetto, si apre. Tosto, ragazzi, il primo boss del gioco. Tosto, vediamo quanto è tosto effettivamente. Oppure è troppo semplice da... Qua mi cade il filo come se non ci fosse un domani. Vai, Spiro, pronto? Perfetto. Ah, quindi ci sono anche qui da prendere gemme. Perfetto. 100 gemme e un drago da salvare. Perfetto. Apriamoci gli occhi perché ogni volta qua devo ritornare. Che cacchio vuoi? Non rompo il Aia! Cagnaccio maledetto. Cagnaccio maledetto. Ecco, come potete vedere, la libellula Sparks è diventata blu. Perché? Aia, ma sono aggressivisti così. Troppo aggressivisti cani. Dobbiamo mangiare libellule. Che faccio lì? Quello mi ammazza appena mi avvicino. Dobbiamo evitare i cani. Già Sparks è in brutte condizioni. Bruttissime pure. Ammazziamo i cani prima allora. Ok. Così la finisci, tizio, di rompermi le scatole. Oh, ce n'è per tutti e due, ce n'è. Anzi, per tutti e tre. Perfetto. Andiamo avanti. Sparks, resisti. Ammazziamo. Ah, perché quello... Rompere, non rompere. Niente, con la cornata i cani non li ammazziamo. Però quello mi ha colpito col bastone. Faccia di maledetto vecchiaccio. Non rompere le scatole. Non mi freghi più, cagnaccio maledetto. Ma quanti ce n'è, oh. Ma dove li prendo io qua le farfalline? Ammazziamo lui. Stai zitto. Ammazziamo poi il cane. Velocemente, prima il cane. Ok, e poi il padrone maledetto. Ci abbiamo fatto. Credo di... Qua ci sono gemme. Posto segreto. No! Troppo segreto. No, 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 no. Faccia di maledetto, cagnaccio maledetto. Oh, ma stiamo scherzando. Oh, ma stiamo scherzando. Io andrei dritto lì. Non me lo ricordavo così difficile. Forse mi sono... Non lo so. Non ci sono più abituato io. Ma dove sono le farfalle in questo cacchio di livello? Nestin Orca ha affidato il controllo del mondo degli artigiani a uno dei suoi più subdoli scagnozzi. Non vedo l'ora di affrontarlo. Sento già odore di arrosto. Sii prudente, Spyro. Tosto ha molti assi nella manica. Vabbè. Prendiamo queste. Abbiamo salvato. Pure lo spaventapasseri. Visto che abbiamo salvato, andrei ad ammazzare. Oh, e battere nel mondo dei vecchi. Oh, finalmente. Non me lo ricordavo così difficile questo pezzo. Ok, quello l'abbiamo ammazzato, sì. Ma per vendetta ti ammazzo, tizio. Che già mi hai fracassato le scatole. Muori, muori vecchiaccio, muori. Faccio vedere io. Ok. Spaventa passeri. Vieni qua. Via, via, via. Perché? Che? Perché non è morto? È scappato.
altri cani. Che rompi, rompi, rompi. Muori, muori, muori. Che è diventato, che cacchio è diventato un pollo. Ma le farfalle dove sono? Ditemi. E statti fermo, pollaccio. Tostato. Grande. Ok, e il boss dov'è? Scusami, vai a casa. Come vai a casa? E il boss dov'era? Ok, 100 gemme. Un drago, basta, abbiamo finito. E il boss dov'è? Scusami. Ah, ok, ora siamo al boss. No, vai a casa. Questo era il boss? Ah, il boss era questo. Sto pollo nascosto dentro lo spaventapasseri. Ah, che bel boss, veramente. Comunque, secondo me è stato piuttosto ammazzare tutti i vari maghetti con i cani. Ok, anche questo fatto. Perfetto. Dunque, al prossimo video, sempre se lascerete like, mi raccomando. Facciamo mangiare Sparks, perché qua ha subito troppi danni questo livello. Al prossimo video possiamo andare qui alla Valle Oscura. Mi raccomando, quindi lasciate un bel like. Al solito, se vi piace lasciate un bel like. Vi ricordo che potete seguirmi anche sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e poi c'è tutto al prossimo video. E oggi torniamo su Minecraft, sempre con il mio fidato gamepad Flyge X8 Pro, di cui ho fatto la recensione. Se vi siete persi il video, vi lascio il link in descrizione, così ve lo potete andare a guardare. Allora, oggi volevo fare...